Quando vedi un morto, perché non ti fermi? Non l'ho visto. Non è vero, bugiardo. Hai frenato. No, io no. Ma va. Ma chi? Un camion da cantì. Ma quello sangue. Dammi una coperta, una tela. Ecco, brigadiere. Quando arrivi alla stazione, telefona in paese, al maresciallo. Va bene. E digli che hanno ammazzato un uomo in località Fiore. Gli hanno sparato. Va bene. È Salvatore con la sberna. Va bene. Hai capito, eh? Mi sono spiegato. Capito, d'accordo. E allora via. Salite, salite. Su, andate via. Presto. Muovetevi. Giurato che finiva così. C'è gente che puzza di cadavere anche prima di morire. Voleva vivere senza amici. Ed eccolo lì. Ma chi abita in quella casa? Un certo Nicolosi, ora non c'è. È uscito presto per andare a lavorare. Ho interrogato la moglie. Dice che non ha sentito i colpi. Non ha sentito niente, non ha visto niente, non conosce nessuno, non esce mai di casa, eh? Pronto? Pronto, qui Lupo, chiama Lupo. Pronto, pronto, qui Lupo. Dite, maresciallo. Il capitano. Subito, maresciallo. A che ora l'hai scoperto? Alle 7:15. Qui in Sicilia i cristiani si ammazzano a lavare del sole, tanto per cominciare bene. Uno solo è stato ammazzato a mezzogiorno, il notaio Vistilli. Ma quello si alzava tardi la mattina. Pronto, pronto. Signor capitano, qui in località Fiore hanno ucciso Salvatore con la sberna. Con la sberna? Quello dell'impresa costruzioni? Sì, sì, il titolare. Ha un'idea del movente, maresciallo? Ma, signor capitano, forse è la nuova strada. Ha creato un mucchio di interessi. Opera l'impresa La Stella. La Stella è quello grosso là, che beve. È lui che ha costruito le case coloniche della bonifica. La casa che è stata sfondata da una vacca l'aveva costruita la sua impresa. Fu lui a riunire tutti i capomastri e a dire che... Lo so, a dire che chi fa le case con il cemento invece che con sabbia e sterco è solo un fesso. Oppure uno sbirro. No, un fesso. È molto più importante non passare da fesso. Fesso è quasi grave come cornuto, ma cornuto è più grave di tutto. Come Moscona sopra una carogna, sonno. Zappano l'acqua. Quello è Pezzuco. Ha un cognato deputato. Una fedina penale lunga come la strada che costruisce. È una potenza qui. Uomo di panza, eh? Uomo di panza, proprio così, signor capitano. E dov'era ieri mattina alle 6? A casa. Tutti a casa a dormire, pregiudicati. Pezzuco, La Stella, Lancia, Colosimo. E tutta gente arrivata, gente rispettabile. Che oggi non ammazza più. Magari fa ammazzare e paga. Male, ma paga.
Ferma. Guardate chi passeggia da queste parti. Rosa Nicolosi. È la donna che abita vicino al posto dove è stato commesso il delitto. Che fai qui, Rosa Nicolosi? Pigliamo cicoria, Cavoliceti. E con tante campagne proprio qui? Proprio qui viene a cercare cicoria a Cavoliceti? E per chi? Chi finisce rimane? La cicoria non è di nessuno, se è per la cicoria. Se è per questo tutto è di qualcuno, anche la cicoria. Vieni. Su, avanti, salga. Eravamo proprio diretti a casa sua. Lei non deve aver paura. Non la portiamo mica in caserma. Beh, sta parlando con te. Muoviti. Dai, metti in moto. I colpi devono essere partiti da lì, dietro la curva. Da lì il camion di quello sberna ferito ha fatto un centinaio di metri fino laggiù dove c'è la jeep. Lì l'assassino ha raggiunto di nuovo quello sberna e lo ha finito. Da quassù qualcuno avrebbe dovuto vedere o almeno sentire i colpi. E suo marito dove lavora? Dove capita? Lavora tutti i giorni? No, quando è fortunato. A che ora esce di casa la mattina? Non lo so, dipende. E a che ora rientra la sera? Non ha orario. E stamattina a che ora è uscito? Guardi, Rosa, che non si deve allarmare. Io non sto accusando suo marito. So bene che se avesse voluto tendere un agguato a qualcuno, non l'avrebbe fatto qui, davanti a casa sua. È evidente, mi pare. Io sto solo cercando delle informazioni. Avanti, su, mi dia una mano. Scusate, ma voi di dove siete? Di Parma. Vicino a Milano? Sì, vicino a Milano. E da voi non ammazzano mai a nessuno? Come no, ma in un altro modo. Allora forse da voi la gente, quando succede qualche cosa, dice tutto chi duca avere casente. Senza paura. No, anche da noi di solito nessuno apre bocca. Ma non è per paura. È che la gente non vuole grane, scocciature. Non può perdere tempo con la giustizia. Se è per questo, da noi di tempo ne abbiamo tanto. Hai voglia cicoria qua intorno? Perché sei andata a cercarla vicino ai cantieri? Perché là è più buona. La cicoria è cicoria, i cavoliceti su cavoliceti crescono dappertutto. Ma ieri sera suo marito l'ha visto, l'ha sentito tornare. Dunque potrebbe anche non essere tornato affatto. Allora dillo. Non è tornato. Dillo. È uscito ieri mattina e non è più tornato. Certe volte non torna. Dunque, diciamo che non è tornato. Perché non è tornato? Te lo dico io. Perché non vuole essere interrogato. Perché non vuole parlare. Perché non vuole essere messo in mezzo. Va bene. Per favore, quando torna, gli dica di venire in caserma. O almeno di chiamare. Per pura formalità. Dominici! Vieni su, andiamo via! Questo è il cantiere di Colasberna. Hanno sospeso per i funerali. Era amico Colasberna con gli altri, Pizzuco, Lancia, La Stella? No, buongiorno e buonasera. Colasberna era un tipo duro, chiuso, se l'intendeva solo con i fratelli. Per questo lavorava onestamente senza imbrogli. I furti dei soldi dello Stato vanno fatti in compagnia e lui non si assoggettava. Mi capisce? Un precedente penale ce l'aveva anche lui, però. Ho interrogato i camionisti degli altri cantieri che fanno sempre quella strada. Nessuno ha visto e sentito niente. Una popolazione di ciechi e di sordi, ma quando sparano ci vedono. Caspita se ci vedono. Ehi! Perché usate ancora i sacchetti? Non è meglio usare autobotti di cemento sfuso come quelle lì? A noi non ce l'affittano le autobotti. E perché? Non ce l'affittano. Avete avuto fastidi? Gli hanno buttato un'escavatrice giù in un burrone, ma loro non hanno fatto denuncia, vero? Che tipo di precedenti aveva con la sberna? Ah, 6 mesi di continuo per antifascismo, a 25 anni. Questi non sono precedenti penali. Ma mi scusi, ma a norma di legge è schedato. Allora è schedato anche il Presidente della Repubblica.
Allora, scrivete quanto vi detterò. Salvatore Colasberna è stato ammazzato perché si è permesso di vincere contro un amico degli amici la gara d'appalto del quarto lotto della nuova strada e non voleva dividere con nessuno. Firmato un amico. No, grazie, non fumo. Allora è stato ammazzato per questo. Che ne sapevo, Nuauch? Ma come? Se me l'avete comunicato voi con questa lettera anonima. L'avete scritta voi, una parola a testa, alternativamente. È un sistema un po' primitivo, ma ad ogni modo vi ringrazio lo stesso. Ma noi non abbiamo scritto niente, signor Capitano. Va bene. Ad ogni modo, per andare avanti, devo saperne di più. E che ci possiamo dire? Vedete questa bella cartina? Ci sono tante bandierine, nere, rosse e verdi. Le bandierine nere sono gli omicidi impuniti. Quelle rosse indicano gli omicidi le cui indagini sono ancora in corso. E le bandierine verdi sono i casi risolti e puniti. Sono ancora pochi. L'omicidio di vostro fratello è una bandierina rossa. Sta a voi farla diventare verde. Allora? Signor Capitano, le bandierine nere assai sono. Voi mi state dicendo a vostro modo che non parlate perché gli assassini sono ancora in libertà. Ma gli assassini sono in libertà perché voi non parlate! E siamo ancora da capo! Va bene. La vostra lettera d'accusa resta anonima. Non voglio farvi vivere nel terrore. Potete andare. Bacio le mani, signor Capitano. Buongiorno, i miei rispetti. Cosa nevolosa. Signor Capitano, c'è Rosa Nicolosi. Vieni, vieni. Avanti, avanti, Rosa. Si siede. Stia tranquilla, qui nessuno la vede. Non mi domanda niente. Io non l'ho convocata. Non ho nulla da chiederle. Non è tornato. Lei ha detto che certe volte non torna e non pareva preoccupata. Perché è preoccupata adesso? Sono 4 giorni. Va bene, maresciallo, mettiamo qualcuno alla ricerca di questo Nicolosi. Signor, sì. Ma dove lo cerchiamo? Lontano? O qui vicino. C'è qualcuno che vi minaccia? Mio marito è un uomo per bene, incensurato. Lo so, lo so. Ma cercare un ago in un pagliaio è molto difficile. E suo marito in Sicilia è come un ago. Vede, forse in questo momento suo marito ha bisogno d'aiuto. Molto bisogno. Ma sua moglie cosa fa? Tace.
non lo vuole aiutare. Ma che razza di moglie è lei? Io il mio sangue darei. L'altra mattina, vicino a casa sua, furono sparati 4 colpi di fucile. Dov'era suo marito quando spararono? Allora, Rosa, siamo soli. Nessuno ci vede. Non scriviamo niente. Potrà sempre negare. Dunque, quella mattina suo marito? È uscito presto. Alle 5. Al buio? Sì. Lei ha sentito gli spari? Io sì. Ha messo fuori la testa? No, credevo che era un cacciatore. Non è stagione di caccia. E che ne so io? Suo marito dove andava? A cercare lavoro. Ai cantieri? Può darsi. Così lei quella mattina sulla strada nuova andava a cercare lui? No, io andavo a cercare... Cicoria e cavolicetti. Allora forse sarà scomparso per qualche altra ragione. E se è così, Rosa, un giorno me la racconterà. Pare che abbia un amante. E chi lo dice? Don Ciccio il barbiere l'ha fatto capire, l'ha puntato Torres. Come se fosse voce comune. Se permettete, devo andare, la bambina è sola. Bene. Signor capitano, mi promettete di cercarlo? Lo cercheremo. Monsieur Benedict. E chi sarebbe questa amante? Beh, non l'hanno detto, ma hanno fatto capire che è Rosa. Non sarebbe la prima volta. Insomma, è una donna di cui si chiacchiera. Che altro sa? Ma dicono che ha grille per la testa. Una volta ha lasciato la sua casa per andare a Palermo a fare la commessa. Beh, non mi sembra uno scandalo. È un lavoro come un altro. Certo. Per una donna bella così, deve essere triste essere moglie di un disoccupato. E perché l'ha sposato? Ed è rimasta incinta, a 16 anni. Capisco. Ma dove sta andando? Da Don Mariano Arena, un uomo ricco, una figlia in un collegio svizzero. È un grosso compito. Un ambizioso che ha fatto strada. C'è una donna, dice che vi vuole parlare in salotto. Bacio le mani. Chi sei tu? Nicolosi Rosa, la moglie di Tano Nicolosi. E che vuoi da me? Perdonate, sono 4 giorni che mio marito non torna a casa. E qua lo viene a cercare? No, no, solo pensavo che se volete potete aiutarmi a trovarlo. Perché non vai dai carabinieri? Tocca a loro cercare la gente che non si trova più. Già ci sono state dai carabinieri. Hai fatto bene. Era tuo dovere. Ci dissi che mio marito non era tornato. E nient'altro. Quello che potevo dire non l'ho detto. Nomi non ne ho fatti. E che te posso fare? Se vedo tuo marito, l'avviso di non farti stare in pensiero. Abbiamo sempre votato come volevate voi. Brava. Addosso! Vieni, vieni, Rosa. Diamo qualche cosa a sta brava femmina che ha appena piccirita. Ci diamo un po' l'astro di chi di nostro, eh? Ah. Aspetta, Rosa. Dammi qua. Oh. Questo lo mangio domani, eh? Aspetta, che te lo ugno pure... qualche barattolo di marmellata. Tieni. Ora vattene a casa e sta tranquilla, eh? Ossia, Benedica. Bella femmina. Bella ridotto. Le fianchi, le petto. Guarda che strano. Proprio oggi Don Ciccio il barbiere sente il bisogno di far sapere al nostro appuntato che la Nicolosi ha un amante. Lei non ci crede? Guardi, che non mi lascio incantare dai modi di Rosa Nicolosi. Può darsi che sia una bugiarda o una gran furba.
ma quello che vorrei sapere è se sono cominciate le grandi manovre per cambiare il movente del delitto. E cioè? Che cosa si trova a buon mercato in Sicilia? Che cosa si trova all'angolo delle strade, sulle bancarelle? Non saprei. L'onore, maresciallo. È il toccasana di tutto. Perciò cerchiamo subito questo Nicolosi e leviamogli le corna dalla fronte. Bene. Ah, maresciallo, lei ha un figlio che studia ingegneria? Sì, perché? Cos'è successo? Ma come? Anche lei ha paura dei carabinieri? No, sarebbe il colmo. Mi scusi, lei l'esame di costruzione in cemento l'ha fatto? Certo, e come? Ha preso 30. Io voglio dimostrare che tutti qui intorno, tranne con la sberna, rubavano. Cioè, costruivano male, falsificando i dati tecnici delle costruzioni. Ci vuole un ingegnere del genio civile, un perito. Io sono solo uno studente. Il fatto è che se aspetto che il tribunale nomini un perito, l'indagine rimane ferma anche per un anno. Ma se la macchina dello Stato non funziona, non è colpa mia o della mia generazione. Signor capitano, mio figlio non ha voluto seguire la carriera mia. Lui pensa solo alla laurea. Già, infatti. E quando avrà finito gli studi, i suoi datori di lavoro saranno quelli che oggi costruiscono le strade. E se fra di loro ci fosse un assassino? Beh, non spetta agli ingegneri cercare gli assassini. Spetta a tutti. Se lei non ha più bisogno di me. Ciao, papà. Con la sberna voleva fare le cose pulite. Era testardo. Non voleva pagare la protezione. Non voleva saperne di ricatto. Capitano, servo suo. Ma chi paga la protezione sa che non avrà ispezioni. E quindi può fare tranquillamente i ponti con lo sterco. Se non eliminiamo questa gentaglia, uccideranno altre persone, mentre noi ancora cerchiamo gli assassini di Colasberg. E questo soprattutto il mio timore, che i morti non siano finiti. E chi è capace di venire qua ogni giorno a rompere i marazzi? L'abbonamento si farà. Ad ogni modo, aumento un po' il cemento. Vabbè. Senza lettere anonime, senza spiate, noi molte volte giriamo a vuoto, signor capitano. Lei lo sa bene. Mi scusi, signor capitano, ma è l'esperienza che mi fa essere un po' polemico con lei, che è ancora pieno di entusiasmo e senza figli all'università. Chi è la nostra spia qui? Marineddu, sono qui. Agli ordini, signor capitano. Mi comandi. Parinetto, tu lo sai, vero, dove è stato ucciso con la sberna? Sì, là è stato trovato morto, ammazzato. Da chi? Da chi? Sveglia, ho detto da chi? Beh, se lo sapessi. Allora che cosa sai? Capitano, non parliamo qui, allontaniamoci dalla strada. Signor capitano, io devo vivere. Nell'interesse della giustizia. Sì, signor. I capitani dei carabinieri ce ne sono tanti. Ma i confidenti sono rari. Non si possono mandare al macello per troppa fretta. Guarda che se non tiri fuori quello che sai, io al macello ti ci mando subito. Mi vendico. Guarda che io di pazienza non ne ho. Avete visto Rosa Nicolosi? Ci sta guardando. Ha spento la luce ma continua a spiare. Vuole sapere chi sono questi due che parlano dove c'è stato il morto. Lascia perdere Rosa Nicolosi. Parla invece. Parla. Signor capitano, il confidente suggerisce, non rivela. La notizia buona la confonde tra mille bugie. Perché il confidente non si fida nemmeno dei carabinieri. Voi, per vostro scopo, me lo avete detto adesso. Domani potete dire agli assassini che li ho traditi io, eh? Signor capitano. Allora? O mi potete chiamare in tribunale, come testimonio. Questo no, te lo garantisco. E chi lo sa? Così il tradimento finisce di essere una necessità e diventa un'infamia. Io, signor capitano, tradisco per vocazione. Tradisco stanotte la mafia, domani i carabinieri. La bilancia, un po' per uno. Bravo, vieni solo.
I mandanti vengono dal cemento, ma chi ha sparato è uscito dalle carte da gioco. E dopo i colpi, un cornuto ha incontrato il re di denari. Non è vero che i cornuti sono fortunati. Il cornuto sarebbe Nicolò. Alto, signor capitano. Non correte. Parliamo di un cornuto immaginario, senza nome, un cornuto così. Ma chi uccise con la sberna? L'uccise per cemento, non per corna. Attento, signor capitano, che il trucco c'è, ma non si vede. E così, Parineddu, anche tu te la fai con loro. Signor capitano, se non siete contento di me, vuol dire che non mi date i soldi. E vuol dire che me li darete un'altra volta, quando sarete contento. Ma come fai a fare il confidente? Tu, che te la fai sotto dalla paura. Beh, un poco di paura c'è sempre, no? Perché non ce l'avete voi? Vedi? Su tua informazione, prima che io arrivassi qui, il comando ha arrestato due latitanti e un contrabbandiere. Detto e fatto. Perché tante chiacchiere stavolta, Parineddu? È roba che scotta. Ci sono di mezzo pezzi grossi, eh? Pezzi da 90. Signor capitano, corno o cemento, il nome del re dei denari, provate a farvelo dire da quella bella femmina, se trovate il modo. Rosa! Rosa Nicolosi! Chi è? Sono il capitano Bellodi. Che volete? Le devo parlare. Mi dispiace. Ho una brutta notizia da darle. Suo marito è stato ucciso. Gli hanno sparato. Non sappiamo chi è stato. Stiamo indagando. Cecchinetta! Cecchinetta, fu! Cecchinetta? È quello che ha ammazzato con la sberna! E suo marito l'ha visto! E lui sapeva che l'aveva visto, eh? Oh, Turizzi, che disperato, Turizzi! Non uscire di casa, non uscire, perché non mi hai dato senso, perché non mi hai dato senso. No, 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 Rosa, Rosa, si calmi. Non è vero. Non è vero. L'ho inventato. Non sappiamo ancora niente di suo marito. Mi serviva quel nome. Mi scusi. Come vi permette? Fate quello che volete voi, eh. Io devo trovare un assassino. Mio marito, dov'è? Lo stiamo cercando. Allora, quella mattina, dopo che ha visto Cecchinetta, che cosa ha fatto? Lo so cosa vorrebbe dirmi. Vorrebbe dirmi, va all'inferno, sporco sbirro. Non dovevate dire quello che avete detto, che era morto. Non si scherza. Chi è questo Cecchinetta? Non è il suo vero nome. È uno chiamato così perché gioca, no? Il nome è Rosa? Non lo so. Ma non te l'ha detto tuo marito? No. E tu non l'hai visto in faccia? No. E perché sei andata da Don Mariano? Per cercare di venderci qualche cosa. Qualche uovo. Buona. Il lotto di 200 milioni, tu figlio tu. Quello di 250 è per la Stella. Aveva una figlia che si deve meritare e ci va a fare una bella dote. Il lotto di 50 milioni
lo lasciamo ai fratelli della buon'anima di Salvatore Cola Sberna. Il nipote del vescovo, Martino, ci sperava. Non lo voglio rovinare, il nipote del vescovo. Il lotto da 50 milioni è per i fratelli Cola Sberna. Per scordare se è morto non c'è niente di meglio che le difficoltà economiche. Ci rimetteranno l'osso del collo, ogni giorno avranno un'ispezione, un controllo e poi ogni tanto anche qualche piccolo incidente. In quanto a Martino, cedo l'appalto della spazzatura. La spazzatura rende molto. Veramente, senza offesa, l'onorevole quell'appalto l'aveva promesso a mio cugino. L'onorevole non deve promettere niente, disponesse solo per gli affari suoi. Che qui dispongo io e lui dispone a Roma. Per me va bene. Va bene. Magari per me va bene. Anche per me. Movimento c'è. Guarda come si dà da fare sto capitano. Arrestate, Gesù. Geraci, cinesi, passatempo. E Zicchinetta. Zicchinetta. E chi dove? Parrenetto. Chi fu, eh? Dice che giocava una zecchinetta. Dove? A casa di Parrenetto. Voi lo dovete dire all'onorevole, che chi un capitano fanatico come quello non ci sta bene. Taro, fai salire i gelati. Ignazio. Cinque gelati. Guarda, guarda, stavano per salutarsi. Bacio le mani, e invece eccoli ancora lì, questi padri eterni, non si muovono più. Forse si stanno domandando se quei tipi l'ho fatti arrestare per il gioco o per altro. Bisogna farglielo sapere. Signor Capitano, per gli arrestati denuncia a piede libero? Certamente. Anche papà Tenedo, vero? Sicuro, anche per lui. Altrimenti è bruciato. Li facciamo uscire? Non subito. Più tardi. Tutti. Tranne uno. Tutti i giorni giocavano. E mai i carabinieri vennero. Però non avevano giocato mai in casa del Parrenetto. Chiste vero. Non ci avevano giocato mai. Poi Zecchinetta va a giocare in casa del Parrenetto e arrivano i sbirri. Ci sta guardando il capitano, col binocolo. Non mi piace quel binocolo. Ma che fai? Ma che ti credi? Deve capire a mia. E guardami, guardami pure di profilo. Tu non sei niente. Prova a toccarci se hai stomaco. Non ti credere che gli sbirri sono tutti cretini. Ce ne sono che a uno come te possono strappare la lingua con tutti i suoi segreti. Uomini che nascono sbirri, come altri nascono preti. Bellodi è uno che è nato sbirro. Parrenetto invece nasce spia. Oh!
le zecchinette erano uscito. Non te l'aspettavi? Vuol dire che lo vuole spremere per farlo parlare. Qualche cornuto in mezzo a noi c'è di sicuro. Don Mariano. Don Mariano. Permettete una parola. Vi devo parlare. Gioca. E parla. Acqua ciocchi vi devo parlare. Acqua ciocchi con te. E chi sei? Il nostro signore. Come volevo sia. Facciamo quattro passi. Don Mariano, l'avete scritto quella lettera? Certo, stai tranquillo. Grazie. Don Mariano, Zecchinetta vi manda a dire che si raccomanda a voi, perché lui la bocca cucita. Zecchinetta? E chi lo conosce? Per conto mio dentro pure tutta la vita, può stare. A così mi dice, a così vi dico. Parraneddu! Bene andò il gioco? Beh, per vincere ho vinto. Ma ci denunziarono a tutti. E così tutti abbiamo perduto. No. Non ti dovevi mettere contro la Santa Chiesa. Ora che ti posso fare? Niente. Dico solo che sei morto nel cuore degli amici. 34, 35, andiamo, Zecchinetta, 36, un momento, devo fare gli esercizi prima. 37, 38, oh. Cammina. Oh, un momento, devo fare un bisognino. Va, va. E che mi presento, con i pantaloni in mano? Cammina. Bacio le mani, signor capitano. Io ho conosciuto il capitano, quello che c'era qui prima di lei. Persona per bene di cuore. Signor capitano, se lei vuol farmi massacrare, io glielo devo dire prima. Ho avuto la paurite, mi hanno fatto curare l'altro, lo sa? Allora, come facciamo, signor Marchic, ha detto Zecchinetta? Io a lei, dati i precedenti, non la posso rilasciare. Comunque, quello che lei mi dirà non lo saprà mai nessuno. Che le devo dire io? Io voglio arrivare a quelli in alto. E se lei mi aiuta, non se ne pentirà. Se potesse, signor capitano. Va bene. Allora parliamo del gioco. Ah, giocavamo tanto per passare il tempo. Qui in paese, donne libere, non ce ne sono. È la sola moglie, non basta. Chi si accontenta della propria signora, gli basta la fantasia. Io, per esempio, quando mi accoppio con lei a letto, penso sempre a Stalin. Perché? Ma, è pure così. Quanto ha perso? Io? Lei? Poco. Poco quanto? Una ventina, diciamo. Perde tutti i giorni? No, c'è quando vinco, eh? No, lei è un pezzo che non vince. Qui dai verbali degli interrogatori dei tuoi amici risulta che negli ultimi 15 giorni hai perso circa 200.000 lire. Chi te le ha date? Ce le avevo. Li avevo vinte prima. A chi? A gente di fuori, diciamo. A me risulta che i soldi che lei ha perso al gioco li ha avuti da Pizzucco. Perché Pizzucco l'ha pagata? So, capitano, a me Pizzucco soldo nemmeno ha dato. E che l'ha detto, è un gran cornuto, lo so. Ecco. Allora tu hai vinto 200.000 lire al gioco con i forestieri e poi questo denaro lo hai riperso giocando con gli amici. È così? Diciamo che è così? È così. Scrivi, scrivi tutto. No, no, aspetta. Marchica forse vuole precisare. Ci pensi bene? Non c'è niente da pensare, signor capitano. Le bugie bisogna pensare. Quello che dico io è verità. Lei, signor capitano, prima di parlare ci deve pensare perché dice bugie. Oh, bugie per mestiere, si capisce, eh?
Sì, sì, lei doveva fare l'attore. Ah, sì? Sì, sì, come no? Ha talento. Ma che dice? Lei mi spotta, signor capitano? Dov'è messo il fucile? Come? Quale fucile? Il fucile col quale hai sparato a Nicolosi. Io? Sì, tu. A Nicolosi? A Nicolosi. Ma questa poi, signor capitano, io? Io. Ma lei non sa dire altro che io. Ah, non lo conosce a Nicolosi? Pensaci bene. Sì, lo conoscevo. Ma poi... Signor capitano, un po' di birra è inutile che gliela cerco, è vero? Grazie. Uno che dice lo conoscevo, vuol dire che sa che è morto. Il marciallo ha detto che l'ho ammazzato io. Ho detto che hai sparato e tu adesso hai precisato che l'hai ucciso. Signor capitano. Sì, perché lei, Marchica, è accusato di aver ucciso Nicolosi. Non l'aveva ancora capito. Le prove. Ci vogliono le prove. E poi perché l'avrei fatto? Ci vuole un movente. Dov'è? Qual è questo movente? Il movente? Eccolo. Nicolosi è morto perché aveva visto uccidere con la sberna. Aveva visto l'assassino. E che l'ha ucciso questo con la sberna? Tu. Dai, confessa al Zecchinetta. Tu sei stato. Io? Io? Stappatemi le unghie, rompetemi le dita. Avrete una bella confessione. Lasciatemi stare. Dalla finestra mi butto. Non ho nessuno e approfittate. Lasciatemi. Non ne posso più, lasciatemi. Vigliacchi, lasciatemi. Voglio morire. Io, signor capitano, se lei mi promette di mettermi in libertà, ci faccio un bel regalo. Ci do il nome dell'assassino di quella sberna ed anche il movente, diciamo. Sentiamo. Nicolosi ho ucciso con la sberna. Perché l'ha sorpreso in una brutta posizione. Diciamo? Sopra sua moglie Rosa. Amanti erano. Tutti lo sanno che erano amanti. E allora dimmi chi ha ucciso Nicolosi dopo che Nicolosi ha fatto fuori con la sberna per difendere il suo onore. Nicolosi? E come fate a dire che è morto? L'abitante dovete dire. Per dire che è morto, il cadavere ci vuole. Signor capitano, cercate Nicolosi e lasciate liberi gli innocenti come me. Scrivete, carabiniere, scrivete. Tutto firmo, senza rimangiarmi niente. Allora che faccio? Me ne posso andare? Dopo aver fermato il verbale, se capisci. Mi dispiace, signor Marchicca. Temo che dovrà restare a lungo lontano da casa sua e dai suoi amici. Finiamola con questo, signor Marchica. Zecchinetta mi chiamo. E non sono un signore. Prendete la cigna, frustatemi, rompetemi le ossa. Altro che signore e signore. E poi non mi piace quelle che mi date. Avanti, brigadiere, non pensate alla mia pleurita, frustatemi! Non ci speri. Leggi e firma. Voi siete cattivo di cuore, signor capitano. Perché c'ho la condotta macchiata... Tutto quello che succede è stato Zecchinetta. Ma vi sbagliate. Io sono un galantuomo. Io sono ritornato sulla strada giusta. E i nomi di quelli che hanno visto con la sberna e Rosa Nicolosi fare la porcheria in campagna, non li volete sapere? No. A noi interessa soltanto sapere per il momento perché Pizzuco le ha dato le 200.000 lire. Affari. Vergogna. Vergogna, Zecchinetta. Accettare soltanto 200.000 lire per due assassini. Io uscirò, signor capitano. Ve lo dico io. Presuntuoso siete. Presuntuoso. Ma ci crede a Dio sto capitano? Ma vai. Ma adesso il bisognino lo posso fare. E cammina, muoviti. Cosa voleva dire con quel presuntuoso? Presuntuoso... è uno che vuole sapere la verità. Hanno messo una bomba nella macchina del capitano, pronta per scoppiare. Qual è l'auto? E Pizzuco, dov'è? È entrato nel bar ad aspettare il fuoco artificiale.
Salutiamo Don Mariano. E così, Don Pezzuco. Ora che fai, detestatore? E permesso mio non conta. Se Zecchinetta canta, per prima mia mi fottono. Come ufficio lavoro? I picciotti. Chi è il capitano? Toruzzo. Sì, secondo te, se muore il capitano, nessuno viene più a interrogare Zecchinetta, eh? Quel capitano qua non ci sta bene. E se nessuno ci pensa a mandarlo via, ci penso io. Tu sei uno che non ha onore. Don Mariano. Uno come Mattia che mette in pericolo l'amici e i figli dell'amici, è uomo che non ha onore. Signor capitano! Una gomma a terra avete, probabilmente un chiodo. Che peccato, una gomma nuova nuova. La mettiamo noi la ruota di scorta? No, grazie, non mi incomodate, abbiamo il nostro meccanico. Oggi è domenica, fatelo riposare, signor capitano. 2 minuti ci vogliono, signor capitano, 2 minuti sole. Vai, 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 metti il freno a mano. Bacio le mani, signor capitano. Salute. Vi posso offrire un caffè? Grazie, sarà per un'altra volta. Con tutto il cuore, eh? Ora cerca di fare quello che ti dico io. Oggi devi andare a trovare Rosa Nicolosi. E perché? Che c'entra Rosa negli affari nostri? Ho detto che devi andare a casa sua. E a che fare? Quello che ti pare, anche se ci vai a letto non mi interessa, ma vai da lei e stacci un poco di tempo. Niente altro, hai capito? Grazie, no, grazie. No, no, perché dai? La chiave. Ma che scherziamo, sono capitano, ma non dai, ci mancherebbe altro. Sempre a disposizione, sono capitano, sempre a disposizione. Signor capitano, quei due sono pregiudicati. Ah, maresciallo. Oggi è domenica. Bisognerà dire al meccanico di togliere quel po' di dinamite che hanno messo nel motore. Carogne, io dentro li sbatto a quelli. Si calmi. Strano. Prima l'hanno messa, poi hanno cambiato idea. Perché? Forse lui potrebbe dircelo. Veramente lo credete? Certo, lo guardi, si è fermato apposta davanti a noi. Come se volesse farci capire qualcosa. Volesse parlarci. Avanti, perché ti sei fermato? Ti sei pentito? Sta tranquillo, ti vedo benissimo. Però ricordati che qui il tutore della legge sono io. Tu mi sfidi? E io accetto la sfida. Capito? Ci informa che ha amici molto in alto. E che è meglio lasciarlo stare. È la verità. Che facciamo, signor capitano? Ci vuole una risposta. Prepariamo un mandato di cattura. Per Don Mariano? No, non ancora. Ma che fa, signor capitano? Che mette in moto? Niente paura. Don Mariano ci concede ancora di campare. Figliolo. Arrenia. Bacio le mani. Vedi che fare bello oggi l'amico mio Pezzuco. E poi? Niente, poi ricordatelo. Buongiorno, Don Mariano. C'è il segretario? Sì. Ti voglio parlare. Subito, sa accomodarsi. Amore, amore, che hai fatto fare? Buongiorno, Rosa, se può? Buongiorno.
Che bella piccerita tutta nuda. Perché ti sei nascosta? Si vergogni. Aspetta che t'aiuto. Ecco, pare una regina in carrozza. Di là. Di là? Sì. Si parte. Tiene gli occhi bassi, eh? Ecco fatto, picciottello. Asciugati e vestiti. Hai una bella figlia. Da grande sarà bella come te. Eri tale e quale, io me lo ricordo. Ti ho visto crescere, Rosa. Allora, che mi dite? Se permette, beve un bicchiere di vino. Sono venuto qua a dirti che sei bella. Non ti fa piacere? Ma come sarebbe? Non mi portate notizie di mio marito. Don Mariano l'altro giorno me lo disse. Se so qualcosa ti avviso. Ah, Don Mariano. E che altro ti disse Don Mariano? Di stare tranquilla. E tu sta tranquilla. Allora, perché siete venuto? Così, per curiosità. Oh, vieni qua, bella. Queste le ho portate per te, vieni. Su, vieni. Vai fuori a giocare, eh? Ciao. Non ti allontanare. La vita mi ha rovinato, Rosa. Tutte le volte che passavi sotto casa mia o ti incontravo per la strada, mi guardavi con certi occhi. Lo sai, Rosa? Ma non fate il buffone, non vi ho mai pensato a voi. Già, così si dice. Ora che avete bevuto, ve ne potete andare. Che vestito leggero che hai. La mano. Cusceco, ma che credi? Che credi che ci arrinesce sia un boggio? Ah, cammina, tu ti accontentare della buttana dei tuoi moglieri. Leva sta manazza che mi fanno uno schifo, mi fanno. Sta ponzunnare la femmina come la mia. Via! Ma che fai? Ti metti a piangere ora? Eh? Così tu sei venuto qua per fare il comodo tuo. E non hai paura. Non hai paura che lo viene a sapere mio marito? Eh? Perché non hai paura? Perché? Tu me lo devi dire perché? Queste femmine siciliane, che camorrea, sempre drammatiche. A Milano mi voglio trasferire, aria nuova, a Milano. Ah, Rosa, se ci vieni con me, mi separa da mia moglie, eh? Ci vieni? No? Ti saluto. Così guadagnate i soldi che vi pago? Eh? Oh, capitano! Vi posso offrire qualche cosa? Una birra? Un'aranciata? Senza complimenti. Signor Pizzuco deve venire con noi. Lei è in arresto. Eh? In arresto? Se hanno ammazzato qualcuno fra le 3 e le 4? Vi avverto subito. Io mi trovavo a casa di una signora il cui nome non lo dirò, se non per assoluta necessità. Dai, dammi i polsini. Sì, certo. Aspetta. Aspetta. Che vuoi fare? Ti vuoi ribellare? No, non stai scappando. Tieni la testa a posto, Pizzuco. Bravo. Mi compiace.
scomodare tante impiegate dello Stato pagate profumatamente per arrestare un galantuomo come a me. Povere contribuenti italiane! Ehi, guardatemi bene! La mia faccia non ha un graffio! E sono in perfetta salute! E così spero di essere quando mi rilasceranno! Luigi, a che non ci pagare un tempo che stetto senza fare niente? Avvisa mia madre! E dice che va subito dall'avvocato! E tu lavami l'automobile! Disgraziata, a me figlio arrestaro! Arrestare a me figlio innocente! Abbiamo scomodato l'avvocato, i soldi che abbiamo speso in arredare, disgraziata! Allora, scrivi. Un fruttivendolo comprò 5 chili... E vado! Rosa Nicolosi? Sì. Siete voi la moglie di Tano Nicolosi? Sì. Mi manda vostro marito. E dov'è? A Palermo, là lavora. A Palermo? E qua mi lascia senza notizie. Dove lavora? Dove non lo so. L'ho conosciuto in otteria. E quando ha saputo che passavo di qua, mi ha dato sta busta. Ma è sicuro che era lui? E chi è? Se non era lui, diceva che era lui. E perché? Non c'era tempo, ma i soldi ve li mandò. Aspettate. È lui. Sì. È lui. E dove sta? L'indirizzo. Non me l'ha dato. Ma non ve l'ha detto quando torna? Appena posso torno, a così mi disse. Ma con l'espressione dico un po' come se fosse la detante. Ma che ha fatto? Ferma! Oh, ferma! Ma chi ti manda a te? Vada con lui, anche se è lontano, se non ti comporti da moglie, lo sa. Scanziti! Caterina! Che succede, maresciallo? E Zecchinetta strepita che vuole uscire. Dice che i giorni per il fermo sono scaduti. Dice che è suo diritto, il mandato di cattura o la libertà. Signor capitano, non aspettiamo sta legge. Brigadiere! Comandi! Consegna Zecchinetta gli indumenti personali e lo lascia andare via. Signor capitano, ma veramente lo vuole lasciare libero? Certo. Il giudice non ha firmato i mandati di cattura. Ce li ho in tasca per tutti e due. Ma Zecchinetta deve godere una boccata di libertà e voglio che la prenda in piazza. Il tempo di illudere lui e i suoi amici. Fuori. Capitano, mi dispiace, ma grande dolore mi do. Parola di Zecchinetta. A chi avete preso ieri? Buongiorno, compare. Ci vediamo. Sì, ci vediamo dopo. Ignazio! Ma che fa, un rilassato? Un bel caffè dolce e lungo. Subito. Che mi sono scordato la finestra aperta, eh?
signor generale. La prendiamo una bella spremuta di limone? Tu volevi sapere chi abbiamo arrestato ieri? Mm? Un tuo caro amico, che ti conosce molto bene. A me? Pizzuco. Guarda, guarda sul terrazzo di Don Mariano, Pizzuco non c'è. Sai, ha raccontato un sacco di cose su di te. Su di me? Dice che tu fai tutto quello che lui vuole. Ti trema la mano. Bevi, bevi questo caffè, te lo ricorderai. In galera non lo fanno così buono, lo sai. Sei diventato tutto pallido. Chi me l'ha fatto questo scherzo? Don Mariano! Grande, grandissimo cornuto. Cornuto di madre, di moglie, di sorella. Puh. Ce la pagherai con lacrime di sangue. Grandissimo cornuto. Hanno le corna e sono soddisfatti. Maresciallo. Comandi. Prepari una falsa confessione di Pizzuco. Deve dire che è stato Zecchinetta a uccidere con la sberna. Una confessione che deve essere un'opera d'arte. Un trattato di codice mafioso. Un verbale che quando Zecchinetta lo legge deve sentirsi tradito. E se confessa prima Pizzuco? No, non ci speri. Zecchinetta casca prima. Prepari il verbale. E la firma? E che, vuole mettere una firma autentica in un verbale falso? Firmi lei, no? Ma se è per questo io mi diverto. Sono bravo a imitare le calligrafie. Vedrà, sarà fatto un buon lavoro, signor capitano. Sì, ma facciamolo senza tanto goderne. Con un po' di schifo, almeno. Rosa, a facemmo la fotografia. Eh? A facemmo, Rosa. Una sola, vai. Ciao, Annuzza, come stai? Oh, se bella dica, Don Mariano. Oh, Don Mariano. Saluto a tutti. Tanto io posso aspettare. Non hai premura. Salute, Don Mariano. Salute. Ecco. Leggiamo qualche brutta notizia. Eh? Mi pare che cercano a voi. Cue? Don Mariano, vorrei parlare con voi, se non vi dispiace. E tu chi sei? Sono la moglie di Nicolosi, non vi ricordate? Rosa, per favore, abbiamo tanto da fare. Scusate, posso parlarvi da solo? Da solo? Qua non si può. Stasera, quando tu sei sola, io ti faccio una visita. Figlia mia, tu mi provochi, che ti devo dire? Oppure se così gente parla. Parla, siamo già amici. Ho saputo che mio marito è a Palermo. Stamattina mi venne a dire uno. Uno che ha motocicletta. Ah, a Palermo. Bene, bella città, beato lui. Ma è veramente a Palermo? È a Palermo, è qua, sotto le scarpe.
E dove si trova tuo marito, tu insisti a domandarlo a me. Ma che sogno tuo compare? No, no, non sei tu mai compare. Io non naio compare. Non mai a vergognare di niente io. Pare che a Palermo hanno scoperto una casa tutta piena di ragazze, di quelle. Dalla cantina fino all'ultimo piano, bello, no? Bisognerebbe farlo anche qui. Ma si trova la materia prima? Sì, c'è il materiale, come? Che fa? Che peteco? Nessuno ti ha interrogato, Tia. La motocicletta era stata rubata. Un uomo che viene da Palermo con una lettera di suo marito non è tipo che arriva a casa sua in sella a una motocicletta rubata, capisce? Un ladro non porta il denaro alla moglie di un tizio conosciuto all'osteria. Se lo tiene. Ma allora non era vero niente. Forse non è nemmeno vero che un uomo le abbia portato dei soldi a casa. Ma come? Sì, avanti. Forse lei mente per favorire qualcuno. Ma come qualcuno? Chi dovrei favorire? E chi mi assicura che Don Mariano non l'ha mandata da me per imbrogliare le carte? Ah, così mi giattate, ma se sono venuta qua? Sì, ma è andata anche da Don Mariano, e non per vendere uova, Rosa. Ma voi per la donna voce non ve ne andreste in giro a cercare e chiedere a chiunque? E io lo faccio per mio marito! Si rassegni, l'hanno ucciso. Sì, il giorno che uccisero con la sberna. Vivo era troppo pericoloso. Lo vogliono far vivere loro. E per salvarsi disonorano lei. Per il momento stanno costruendo false testimonianze per far credere che lei era l'amante di Colasberna. Sì, e prima o poi le faranno avere al giudice. Io sono solo di mio marito. Nessuno prima e dopo di lui mi ha vista nuda. E va bene, ammettiamo che io sbaglio e lui torni a casa. E quando torna che trova? Una che le donne per bene non salutano. Una che gli uomini fermano per la strada, le fanno delle proposte come se potessero portarsela a letto quando vogliono. Allora è meglio che non torna. Rosa, lascia che la gente si impicchi. Capitano, ma dove vivo io? Io vivo in mezzo alla gente. E quando cammino in mezzo alla gente, sto vestito è come se non ce l'avessi. Nuda mi sento. Nuda. Quando vi dico che Colasberna fu visto da testimone oculare, insieme a quella femmina, sì, a Rosa Nicolosi, io faccio una precisa accusa. E non ci possono essere dubbi. Certamente il cornuto, cioè il marito, niente sapeva. O fingeva di non sapere. Su questo voi dovete indagare. E così quando il marito li scoprì, uccise Colasberna. Bravo. Seduto. Però avrebbe dovuto scannare la moglie prima dell'amante, perché le corna gliele metteva a Rosa. Ti pare? Forse lo farà, se è uomo d'onore lo farà. Ma è poi uomo d'onore? Indagate pure su questo punto. Allora vorreste dire che il morto tornerà dal paradiso o dall'inferno e ucciderà la moglie. Che buffone che sei. Se torna, tornerà da Palermo. Dal paradiso alla famiglia, lettere e soldi non si mandano. Invece io penso che quei soldi a Rosa gliel'ha mandati qualche altro. E chi? Qualcuno che è vivo. Tu, bello mio. Io? Sì. Soldi posso avergliene dati. Ah, lo vedi? Però? Io gliele ho portate personalmente, perché l'ho posseduta nella sua casa, se non vi dispiace. Allora, se voi siete l'amante di Rosa, avete fatto uccidere con la sberna per gelosia e il marito perché vi aveva scoperti. E Pizzuco finisce all'ergastolo. Fessare! Non può essere, perché io l'ho posseduta dopo il delitto e ne ho le prove. Quella è una femmina calda, voi non la conoscete. Ansiosa di denaro, avida di tutto. Ma ha una pelle come un velluto. Se io potessi scegliere la morte mia, vorrei morire sopra di lei. E brava Rosa. Sei stata l'amante di Pizzuco e non ci avevi detto niente. Amante no, un incontro occasionale. Ma allora vogliono rovinarmi. Insomma, Rosa, ha avuto una relazione con lui, sì o no? Ma no, con uno come Aidu. Però sei stata l'amante di Colasberna. No, no, no! Ma è giusto. Credete più a loro che a mia. Aidu aveva amici potenti. E io sogno sola. Rosa, non dire stupidaggini. No, no, me l'aspettavo. Fa la scena delle lacrime. Le donne se lo possono permettere. Ehi, tu, eh? Bugia, eh? No. Si sieda. Ah.
Piuttosto, perché non ce lo dice al signor capitano per chi lavorava tuo marito? Per me, eh? Per la Stella? Per Colosimo, forse? Ce lo dico io per chi lavorava. No, lo dico io. L'altrano lavorò per 120 giorni nella cooperativa di Colasberna. Continui, Pizzucco. Eh sì, continuo. Perché lavorò per Colasberna? Perché, Rosa? Perché? E che significa? Allora tu fai gli affari con Don Mariano? Perché tua moglie è la sua amante? Sta calmo. San mororeavolo. E va bene. Io non voglio reagire alla provocazione. Sì, tu sarai cornuto. È inutile che neghi di noi due, Rosa. Io ho i testimoni. Chiamate a Paseneggio. Iddio sape tutte cose. Lui mi ha visto in casa di Rosa. Ma no, non è vero. Non è vero che sono stato a casa tua, eh? Con l'Ingham. Ecco, lo sapevo. Ora si mette a piangere. Vada avanti, Rosa. Con l'inganno entrò in casa mia. L'inganno. Con la forza mi voleva, ma niente, Fici. Io i soldi. Soltanto da un uomo li ho presi in vita mia. Da mio marito. La sua donna sono. Di nessun altro. E a lui i soldi li dava con la sberna perché chiudesse un occhio. Ridammi mio marito, che cosa ne facevi? Se è morto, l'ammazzaste tu. No. Se è vivo, tu sai dov'è. Pizzucco. Abbassi la voce. Vabbè. E Zecchinetta? Che mi dice di Zecchinetta? Signor capitano, sentisse. Mi porti qua il corpo di Nicolosi e poi li scoteamo. Rosa, ma perché non mi ha detto che suo marito lavorava con Nicolas Berna? Lo capisce che questa è una circostanza che va contro di lei? Perché questi sono affari di uomini. Spetta solo all'uomo dire e non dire. La donna va tenere a bocca chiusa, sempre. Stia attenta, Rosa. Perché a furia di negare tutto, di tacere, finirà che le cadranno addosso a lei tutte le colpe degli altri. Avanti. La mattina che uccisero con la Sberna, mi dica, che è successo? Capitano, ve lo giuro sopra la testa di mia figlia, che con la Sberna a me mai mi toccò. Lo so, questo lo so. Quello che io voglio sapere è che ha fatto suo marito dopo. Dov'è andato? Non me l'ha detto. Non me l'ha detto. Va bene, Rosa, facciamo così. Ora te ne vai a casa e mi scrivi subito una bella lettera anonima. Io? Sì. Prova a dirmi la verità in questo modo. Sentite, io certe cose non le ho fatte mai. E poi la verità già ve l'ho detta. Maresciallo? Comandi. Lei se ne può andare. Come va? È un osso duro. Mettetelo al torchio, non fatelo dormire. Bene. E dica a Parinetto che domani voglio vederlo, in città. Va bene. E Zecchinetta subito nel mio ufficio. E dopo un po' lei si presenta con la falsa confessione di Pizzucco, sì, va bene? Sì, signor. Lei che conosce tutti, guardi un po' chi è quel signore distinto che discute con Don Maria. Non è una faccia nuova, vero? No, non la conosco. Ma sì, l'onorevole Botta, quello che fa parte della matassa. Quale matassa? Quello che è l'anello di congiunzione tra Don Mariano e l'onorevole Passarella. Signor capitano, non lo conosco, non l'ho visto mai. Signor capitano. Pizzucco. Siediti. Confessione firmata. Sei fregato. Pizzucco ti accusa dell'assassinio di Colasberna. A me? E per incarico di chi l'avrei fatto? Iniziativa tua. Mia. Pizzucco dice di averti confidato per caso di certe offese subite da Colasberna. E tu ti saresti offerto per la vendetta. Ma Pizzucco, uomo di principi e contrario alla violenza, rifiutò. Ma tu con la Sberna lo uccidesti lo stesso. Io? Allora pazzo sono! Lo uccidesti perché Pizzucco tabonasse le 200.000 lire perse al giorno. A me! Lo dice Pizzucco. E incontrandolo dopo gli dicesti. Partivo a studare in uno e mi tocco a studare in due. Che come tu sai vuol dire sono partito per ucciderne uno e ho dovuto ucciderne due. Due? Con la Sberna e Nicolosi perché l'aveva visto. Nicolosi. E il cadavere dov'è? Me lo mangiai! Sepolto. C'è tanta terra.
è il fucile. Dove l'ho nascosto? Nel... del Rosa? Leggi, leggi se non ci credi. Sì? Carogna. No, non adesso. Mangia. Mangia pure senza fretta. Tanto il tuo amico Pezzuco ne ha fermate due. Don Mariano e Pezzuco ti stanno mandando all'ergastolo. E dire che se tu parlassi all'ergastolo ci andrebbero loro, no? Scrivete. Ora parlo io. E allora, chi ti ha dato gli ordini? Don Mariano? Smettila di difenderlo come se fosse il padre eterno. Don Mariano non ci c'è. Pezzuco è il colpevole! Pezzuco ti ha chiamato a testimoniare. A me? Dice che lo hai visto in casa di Rosa Nicolosi e vuole che lo confermi. Che è successo a casa di Rosa? Lui ci è saltato addosso. L'ho visto da fuori. E lei? E lei ci stava. Sicuro? Così mi è sembrato. Ti è sembrato o era? Se mi fate dire che Rosa non ci stava, mi volete morto. Invece ti voglio salvare. Dunque, di pure davanti a tutti su Rosa quello che ti ordinano, però... in cambio tra noi voglio qualcosa. Che cosa? Devo arrestare Don Mariano. No, signor capitano, io di Don Mariano non so niente. A sto punto non vi posso aiutare. Se tu testimoni contro Rosa, io testimonio contro di te. Ti brucio. Quanto campi dopo? Ma io non so niente di Don Mariano. Se lo sapessi ve lo direi. Non ci credo. Ho sempre pensato che tu di Don Mariano sai i mattacci. Basta con la bilancia Parinetto. Siamo noi che ti paghiamo e noi devi servire, non loro. Io queste non le voglio. Non dire fesserie. Zecchinetta dopo ha portato il fucile a casa di Don Mariano. L'hai visto? Abito lì vicino. E perché da Don Mariano? Perché è il posto più sicuro. Dovrai testimoniare. Io? Signor capitano, è il nostro patto! Ma in tribunale si disse. Non vale più. Don Mariano non si rimangerebbe la parola. Io lo voglio davanti ai giudici. E non voglio neanche sentir parlare di insufficienza di prove. Buongiorno, signor capitano. Dunque Pezzuco ha confessato, ma per arrivare a fargli firmare il verbale ci è voluta tutta la notte. Naturalmente su Don Mariano nemmeno una parola. I santi non si toccano. Se permette, signor capitano, vado a dormire. C'è qualcosa d'urgente da fare. Poi la lascerò dormire anche per 24 ore. Prenda degli uomini. Andiamo a toccare i santi. Ma abbiamo le prove contro di lui, signor capitano? Sì. Non possiamo rimandare a domani. Oggi arriva Sua Eccellenza Passarella, compare di Mariano Arena, che viene a inaugurare la nuova strada. No, Sua Eccellenza Passarella inaugurerà la nuova strada senza avere al suo fianco quel pezzo da 90. L'uomo che l'ha fatta costruire con lo sterco e il sangue. Per il prestigio dello Stato deve inaugurare la strada sapendo che Don Mariano è in carcere. Accusato d'omicidio. Papà! 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 I carabinieri sono qui. Ma perché? Che cosa è successo? Distruggilo subito. Che cosa è successo? Dimmelo, io lo voglio sapere, ti prego, lo voglio domani, sapere. Domani tu riparti per la Svizzera. E qualunque cosa tu legga sul giornale di me, non è vero niente, capito? Vai, su. Ma che cosa è successo? Calma, calma. Oh, signore, ma questa è casa di gente per bene. Vada in cucina e ci rimanga. E dalle specchiature già vai a essere una ragione, no? Secondo. E là, avverte l'amico, compare, sveglia l'onorevole a Roma. Dilla a tutte quante, un momento.
Prego, prego. A che debbo il piacere di questa visita mattutina? Se andate con la memoria alla vostra giovinezza, vi ricorderete che questa è l'ora in cui i carabinieri visitano le case, quando devono fare una perquisizione e arrestare qualcuno. La perquisizione è già cominciata. E in quanto alle manette, fra poco, Don Mariano. Sono venuto ad arrestarmi. Dammi. Sono i miei risparmi. Le date dei suoi depositi coincidono esattamente con le date di appalto dei lavori pubblici. Lavori pubblici? Ah! Sono un possidente, ho prestato soldi agli amici. E me li hanno restituiti. E non ha interessi in imprese edilizie? No, no. Manco per sogno. Molte imprese hanno tenuto appalti in modo irregolare, grazie alle sue raccomandazioni. Raccomandazioni? Migliaia ne faccio. L'appalto, la licenza, il posto, il sussidio. E a chi le rivolge? Agli amici che possono fare qualche cosa. A chi di solito? A chi mi si dimostra maggiormente amico. E che cosa ne ricava? Amicizia. Guarda. Pare che del fisco lei non si preoccupi. Io non mi preoccupo di niente. Sono un ignorante io. So poche cose. Per esempio so che sotto il naso teniamo la bocca per mangiare, più che per parlare. Ce l'ho anch'io la bocca sotto il naso. Anche se mi serve soltanto per mangiare il pane del governo. Lo so. Ma lei è un uomo. Dicono che lei sia religioso. Boh, vado in chiesa tutte le domeniche. Faccio l'elemosina. E lei crede che basti? E perché no? La chiesa è grande perché ognuno ci sta dentro a modo proprio. Lauro, caffè. E del Vangelo? Che cosa gliene pare? Ah, belle parole. La chiesa è tutta una bellezza. Le pare giusto far uccidere un uomo? Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è. Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo. Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi, mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi. Già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà. Il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchioda, è un uomo. E perché mi considera un uomo? Perché dal posto dove sta lei è facile calpestare la gente, da persone che erano al suo posto. In altri tempi ho ricevuto offese peggiori della morte. Mi hanno schiaffeggiato. Un altro mi ha spento la sigaretta sulla mano. E come rideva. Dico, si può dormire quando uno è stato offeso così? Io dunque non la offendo. No, lei è un uomo. Anche lei, Don Mariano. Ma la manderò lo stesso all'ergastolo. Allora doveva arrestarmi prima. Non avevo le prove. Le prove? Con o senza prove è lo stesso. Don capitano, abbiamo trovato quest'arma in uno sgabuzzino. Le prove? Un mago siete. Questo fucile ha ucciso almeno 2 uomini. Di più, visto che ha 40 anni. Ma gli ultimi sono con la Sberna e Nicolosi. Io l'ho comprato, da un picciotto. Da chi? Da Zecchinetta? Sì, mi pare. Mi pare che si chiama così.
Ma l'avete comprato la mattina del delitto, quando era ancora caldo, e non l'avete pagato. Perché Cecchinetta, che pure parla tanto, del denaro avuto per la vendita di quest'arma, non ha fatto parola. Allora mi dovete spiegare perché, se sono così scalcio e potente come dite voi, avrei conservato l'arma del delitto in casa mia. Perché vi sentivate così sicuro che mai avreste pensato che qualcuno avrebbe messo le mani in casa vostra. Mariano Arena, in nome della legge vi dichiaro in arresto. Siete accusato di essere mandante degli omicidi di Salvatore Colasberna e Gaetano Nicolosi. Guarda, Don Mariano! Don Mariano! Vi giuro, il vostro nome non l'abbiamo fatto né io né Zecchinetta. Ci siamo spennate tra noi come due pollastri. Avete fermato? Sì. Cretini. E qua me le davate di finire. Sbatte la testa qua fino a quando non te dico basta. Sbatti, t'ho detto. Sbatti! Ancora. Che hai fatto qui, fronte? Sono caduto. Bada che non ti venga in mente di dire che ti abbiamo picchiato noi, eh? No, sono caduto. Evviva! 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 Levategli i ferri. E mangia sta bagnotetta. Assetto di rosa. Siedi. Non avere paura. Notizie di tuo marito ne avesti? Certe volte i mariti pazzi sono. Abbandonano moglie e figli e se ne scappano. In Tunisia, in America... A Milano. In Francia. In Svizzera. Eppure in Germania. Hai bisogno di aiuto, Rosa? E non ti preoccupare. C'è chi pensa a te e a Piccirita fino a quando tuo marito non torna. E se non torna... Non sarai abbandonata e nessuno ti mancherà di rispetto. Siamo d'accordo? Nessuno le mancherà di rispetto. Anche se tu a qualcuno hai mancato di rispetto. Qualcuno che non ti aveva fatto niente. Ma Don Mariano è un uomo buono,
Dimentica e perdona uno scatto di disperazione. Lo sa che sei una brava donna. Ma di cose sbagliate, non vere, Rosa ne disse. Sì, le disse, ma in buona fede, senza capire le conseguenze. Rosa, quando disse Zicchinetta, voleva dire che quella notte suo marito era rientrato tardi perché proprio a Zicchinetta era andata a giocare. È stato un malinteso sulla parola. Non aveva incontrato Zecchinetta. Era andata a giocare a Zecchinetta. A giocare. Ma quel capitano capì come conveniva a lui. E certo, una cosa poteva capire. Quel capitano è del nord. Non ci conosce. Tutto con l'inganno ha fatto. Sei d'accordo, Rosa? Come devo comportarmi? Lo chiederò a mio marito. Quando ritorna. Domani vado io a dire la verità al giudice. Che Zecchinetta, quando ammazzarono con la sberna, nelle mie terre stava annaffiando. E se lavorava a 70 chilometri da casa tua, Rosa, che c'entra lui meschino col delitto, eh? Sicuro, sicuro, anche mio cognato lo può testimoniare. Ed è una vergogna che dei galantuomini stiano in galera. Escono, escono. E a te? Se non dici la verità, diranno che l'hai fatto per fare del male, per malanimo tuo. Ti pare bello questo? Non è bello. E manco giusto. Sei d'accordo, Rosa? Questa pietanza è troppo salata. Rosa, che fai? Te ne vai? E dove vai? Dove vado? È che mi vergogno di sto vestito e di ste braccia nude. In lutto sogno, no? E in lutto mi vai a mettere. Chi è? Rosa Nicolosi. Quella mattina... No, no, venga, Rosa, entri. Mi dica. Allora, quella mattina? Quella mattina Pizzucco mandò a chiamare mio marito. Per lavoro, disse. Mio marito andò e... Non l'ho rivisto più. Noi non abbiamo mai smesso di cercarlo. Vede questi occhiali? Sono stati trovati ieri al cantiere di Pizzucco e nessuno degli operai li ha riconosciuti come propri. Sono di suo marito? Io non lo so. Non usava occhiali da sole? Sì, ma non lo so se sono questi. Mi dovete credere, la verità qua dentro ve la posso dire e ve l'ho detta! Quello che dici qui dentro non conta, se poi non lo ripeti fuori! Ma no! Io a voi ve lo dico, ma fuori non testimonio. Davanti a giudici tu non parli, vero? Io devo pensare a mia figlia. Lo sai che dicono qui? Che la mia inchiesta sarebbe una montatura politica per gettare fango su certi pezzi grossi di Roma. Che le confessioni sarebbero state storte. Don Mariano sarebbe la mia vittima. Dicono che Dodò sia un galantuomo. E che invece sto trascurando volutamente la pista del delitto passionale. Te capisci? Io ti sto salvando dalla rovina. E tu che fai per me, eh? Feci chi che poteva. No! Hai fatto come gli altri quello che io ti ho obbligato a fare! Da sola, di tua volontà, niente! Ma l'ho spuntata lo stesso. Anche se voi tutti come aiuto non mi avete dato che i vostri silenzi. Beh, che cosa c'è, Rosa? Stai pensando anche tu che io sono... Così come dite voi altri, presuntuoso? Avanti, su, dimmelo. E che ne so io? Chi vi conosce? Thank you.
Ma che facete? Rompete tutto? Pezzo per pezzo, la rompiamo tutta. E chi la paga? Su, avanti, portatelo. Parraneggio. Parraneggio, Parraneggio! Levateci quel tappo di bocca. Quella lettera, signor capitano, capisce? Loro ce l'hanno mandata. Sulla scrivania. L'aria di Palermo non mi fece bene. Mi dava pesantezza, un malessere generale. Sempre un cerchio intorno alla testa. Avete letto? Hanno arrestato il direttore del banco provinciale. Che perché l'hanno arrestato? Galantone. Perciò lo hanno arrestato. Perché è galantone, naturale. Uscirà. Dopo un poco uscirà. Noi non siamo usciti. Tu devi parlare quando piscia la gallina. C'è un capitano nuovo. Dammi. La faccia simpatica, aperta. Te. Hai ragione. Sembra un padre di famiglia. Ha moglie e figli, scommetto. Tanto meglio se ha una famiglia numerosa. Così si fa soltanto gli affari suoi. Sempre carabiniere. Come Bellodi. Bellodi era un uomo. Questo mi pare un quacquaraquà. 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 Quacquaraquà.